cominciata all'età di soli 5 anni, uno dei protagonisti della prossima edizione del Festival di Sanremo. Stiamo parlando di Lorenzo Fragola, che parteciperà alla grande manifestazione canora con il brano Siamo Uguali. E per gli scommettitori che si sono messi in moto già da un po' di tempo, Lorenzo potrebbe essere uno dei preferiti candidati alla vittoria. Lorenzo, vincitore dell'ottava edizione di X Factor, vanta un primato: quello di aver vinto nella stessa serata sia il Noto Talent Show, sia il disco d'oro per i 15.000 download del singolo The Reason Why. È stato questo uno dei motivi che ha spinto Carlo Conti ad inserirlo nella lista dei big della prossima edizione del festival. Giovanissimo, Lorenzo, che ha soli 20 anni, è di origini siciliane ed ama la musica da sempre, una passione che ha occupato il primo posto nella sua vita, seguita solo dal calcio e dalle sfilate di moda. In campo musicale ha un grande punto di riferimento, Domenico Modugno, che ritiene sia l'unico artista a cantare veramente le parole. Vorrebbe essere in grado di farlo anche lui un giorno, ma ancora non si sente all'altezza. Le interpretazioni eseguite durante X Factor hanno conquistato il pubblico, ma hanno commosso in particolar modo anche uno dei giurati, Fedez. A questo proposito ricordiamo le sue parole durante uno dei tanti giudizi. Sono estasiato, sull'inedito erano tutti fermi ad ascoltarti. Magico, io non pensavo di venire qua a giudicare, e invece tu mi hai insegnato due cose molto importanti. Innanzitutto, cantando un pezzo come quello di Modugno, che la musica non ha età. E poi che con le canzoni si può veramente far emozionare le persone. Quindi grazie. Speriamo quindi che la sua voce riesca ancora una volta ad incantare il pubblico, questa volta molto esigente di Sanremo, e che si realizzi uno dei desideri di Lorenzo, quello di rimanere sempre lo stesso pur facendo cose diverse.